copertina di oggi, di togliergli di mezzo. E quello che ha detto Crosetto stamattina, secondo me, va letto con attenzione, perché Crosetto dice: noi non ce ne andiamo, ma aggiunge, nel senso che non c'è un'iniziativa dell'Italia come singolo paese di andarsene, ma non è, evidentemente resta sul piatto l'ipotesi che a questo punto la missione in quanto tale in sede ONU si decida di togliere, togliendo anche gli ultimi testimoni, oltre che l'interposizione, che l'interposizione ormai non è da tanto tempo. E per esempio credo che valga la pena, faremo un pezzo anche italiano, se ieri, lo dicevamo, la singolarità dell'ambasciatore convocato, poi neanche convocato, spiegava oggi Tajani, ma solo invitato dal ministro della difesa e non dal ministro degli esteri né da Palazzo Chigi, oggi è ancora più strano e indicativo però la risposta di Israele arriva da un comunicato dell'ambasciata israeliana a Roma, in cui fanno sapere di aver mandato l'attaché militare dell'ambasciata a parlare con gli stati maggiori italiani. Quindi voglio dire, non solo nel contenuto ma anche nella forma è molto sprezzante, no? Il contenuto poi è quello che è classico di Israele in questi casi: apriamo un'indagine, garantiamo di fare un'indagine accurata, così come aprono un'indagine tutte le volte che ammazzano palestinesi a Gaza in Cisgiordania, o persino cronisti, giornalisti a Gaza in Cisgiordania. Quindi questo elemento, diciamo, politico, ma anche direi un elemento più di sfondo, secondo me, diciamo, in cui l'impunità viene in questo modo esibita, in questa che è una specie di guerra attraverso le Nazioni Unite, ormai una guerra al mondo apertamente, che secondo me meriterebbe di essere approfondito anche dal punto di vista, diciamo, dello spazio che questa impunità riesce a prendersi e di quello che questo può significare anche in futuro, perché naturalmente Israele è al livello più basso della sua popolarità, per dire così, mondiale, e se prosegue in questo modo rischia di precipitare ancora di più. So che c'è Mario Ricciardi collegato, chiederei a Mario, se gli va di dire due parole, di intervenire e di dirci un po', perché io gli chiederei anche di scrivere oggi, se ha tempo o modo. Mario, ci sei? Qualche considerazione di carattere più generale su questa vicenda. A me sembra che si conferma sostanzialmente una scelta da parte di Israele di non semplicemente eludere, ma di calpestare il diritto internazionale, oltre che il diritto, diciamo, umanitario, il diritto di guerra e così via. Perché qui siamo appunto a un livello, cioè viene in qualche modo messo in discussione il ruolo anche delle Nazioni Unite nei processi di pace. Immaginate se la stessa cosa venisse fatta ovunque, diciamo, ovunque ci siano forze UNIFIL che si frappongono in un conflitto. Voglio dire, episodi del genere sono capitati ovviamente, ma insomma il fatto che lo faccia Israele e che la cosa avvenga sostanzialmente senza reazioni significative da parte di buona parte dei paesi occidentali mi sembra un segnale preoccupante. Un segnale di cosa? La mia impressione è che a questo punto dobbiamo chiederci, al di là degli scopi politici del governo Netanyahu, perché viene lasciato tanto spazio al governo Netanyahu. E la mia impressione è che in qualche modo sia prevalso un orientamento a Washington e probabilmente anche in altri governi occidentali, almeno in quelli che sono più fermi nella difesa di Netanyahu, che queste azioni militari siano in qualche modo funzionali a uno scopo che va al di là di Israele e ha a che fare invece con una strategia globale di riassunzione di una forza
dove invece altre forme di influenza si stanno sgretolando, perché diciamo così, la posizione economica, in particolar modo degli Stati Uniti, non è più quella di un tempo, perché certamente un certo tipo di predominio diciamo culturale, di modelli di vita e così via, è in discussione da tempo. E tutto questo mi sembra molto, voglio dire, se fosse questa la spiegazione, e francamente è l'unica spiegazione razionale che io riesco a trovare, perché mentre ci sono delle spiegazioni che hanno a che fare anche con ovviamente l'odio, anche certe forme di razzismo, però è difficile immaginare che queste spinte, diciamo così, condizionino in maniera così pesante le scelte politiche di paesi importanti. Io credo che ci sia dietro un ragionamento strategico, ed è un ragionamento strategico che fa paura, però, perché se la strada è questa, noi possiamo aspettarci un aumento della conflittualità sul piano internazionale, che potrebbe avere conseguenze spaventose, diciamo, per molti paesi, ovviamente, che sono quelli dove questi conflitti avranno luogo, ma prima o poi anche per noi. Tra l'altro, io è tempo che mi sto chiedendo come mai non ci sia stata anche una ripresa di attacchi nelle città europee, di attacchi terroristici nelle città europee. Cioè, questo secondo me prima o poi accadrà, è una conseguenza quasi inevitabile di tutto quello che sta succedendo, perché una quantità di sofferenza così immane non può che innescare ulteriori reazioni di violenza. Quindi, diciamo, se questa è la strada, è veramente preoccupante che gli Stati Uniti e i suoi alleati più stretti si stiano avviando in questa direzione. D'altro canto, anche il modo in cui è stata gestita la crisi ucraina fa venire questo sospetto, no? Nel senso che, al di là della questione dell'aggressione illegittima di Putin e così via, c'è un dato di fondo di una di tamburi di guerra che sono stati molto 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 attivi in tutto questo tempo. E a me stesso è capitato qualche mese fa, appunto ero nel Regno Unito, di trovarmi una cena con, diciamo, commentatori di importanti giornali, cioè persone che fanno un po' l'opinione pubblica nel Regno Unito e negli Stati Uniti, e le cose che ho sentito facevano veramente terrore, nel senso che c'era gente che parlava, diciamo, della necessità di provocare un regime change a Mosca. Ora, voglio dire, tenendo conto che le volte precedenti non è andata proprio benissimo, l'idea che ci siano ancora degli apprendisti stregoni che immaginano di guidare la politica internazionale con la forza e con diciamo queste iniziative un po' insomma, diciamo, poco limpide, fa veramente paura, a fronte del fatto che poi c'è molto poco in termini di risposte positive a problemi reali che una parte degli abitanti di questi stessi paesi, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e così via, lamentano, no? Cioè si chiudono completamente le porte a riforme che vanno verso una qualche forma di redistribuzione della ricchezza, e si propone come unica risposta invece un atteggiamento, una postura bellicosa in difesa di un Occidente assediato. Mi sembra la ricetta per il disastro. Grazie Mario, non dire tutto, altrimenti poi domani non dire, non c'è nemmeno curiosità a leggere. Vabbè, ma poi insomma ci sarà sempre un po' di delle cose più in evidenza e delle cose meno, cioè 4.500 battute sono poche per dire tutto. Ok, grazie comunque. Voglio dire, però, sollecitato da Mario. Ciao Mario. Ciao. E rispetto a questo.
che c'è sotto. Secondo me ormai si rende evidente che non siamo più dentro l'alone della vendetta e che invece c'è una condizione politica che peraltro gravemente sostiene